Buonasera, cominciamo con qualche minuto di ritardo, ma siamo pur sempre un museo universitario, quindi un po' di ritardo ci tocca per contratto. E un po' di imbarazzo a presentare delle persone molto famose. E, come dicevo, le informazioni di Emanuele almeno si trovano su Wikipedia, che vuol dire essere veramente, diciamo, una persona molto famosa, Emanuele Biggi, in rigoroso ordine alfabetico, laureato in scienze naturali, con un dottorato di ricerca in scienze ambientali, passione per animali, anfibi, rettili, artropodi, si occupa molto di divulgazione e di fotografia naturalistica. È stato ospite in moltissime trasmissioni TV, dalla Trebisonda a Wild Oltre Natura fino a Gheo, di cui è co-conduttore, e in questo suo lavoro di divulgazione ha anche creato numerose mostre, di cui una abbiamo in questo momento in museo. Fatta insieme al collega Francesco Tomasinelli, laureato in. Lui nella sua biografia parte da quando era molto piccolo, quindi ha cominciato a 3 anni a occuparsi di dinosauri, è un grande classico. E poi è passato agli insetti, altri animali, alle piante e non ha più smesso. Laureato in scienze ambientali, diciamo in modo coerente con la sua passione, e continua il suo lavoro di biologo in vari progetti, tra cui diversi progetti LIFE, collaborando contemporaneamente con varie riviste divulgative e scientifiche. Ha collaborato anche lui con varie trasmissioni televisive, ha scritto molti libri sugli animali, alcuni anche per ragazzi, qualcuno lo trovate anche nel bookshop del museo. E, niente, cosa dire di più? Do direttamente la parola a loro che ci parleranno dell'arte di ingannare. E, a voi la parola. Ti siedi già? Hai appena iniziato. Accidenti, ragazzi. Non mi dice Prontissimo. però se stiamo più fermi. Allora, benvenuti a tutti. Buonasera, è un piacere essere qui questa sera insieme a Francesco per raccontarvi un po' soprattutto della nostra passione e poi anche di un argomento che è relativo anche alla mostra Cryptos che è qui nel museo. E abbiamo deciso in questa conferenza, in questa proiezione, di raccontarvi una delle tante arti della sopravvivenza in natura, quella di ingannare, e che sostanzialmente ricade in buona parte quello che è il concetto di mimetismo. Mimetismo non è necessariamente solo nascondersi, non farsi vedere in natura, sono tante cose. La mostra anche lo illustra e cerca di andare a toccare vari temi. Mimetismo è una branca infinita di possibilità di ricerca, riguarda anche altri sensi che noi non abbiamo toccato né nella mostra né in questa conferenza. Tendenzialmente, l'arte di ingannare in natura si divide in due grosse branche, potremmo dire. L'arte, di chi si nasconde, gli elementi del nascondersi in natura, di sembrare l'ambiente circostante, quindi il camuffamento, propriamente detto, e poi il mimetismo dell'apparire, cioè ingannare o comunque dimostrare qualcosa anche di vero, non è necessariamente un inganno. Anche questo è mimetismo, anche questo ricade in quello che è il grande calderone della ricerca sul mimetismo in natura. E in particolare gli animali che vedete qui non sono degli ingannatori, sono dei veri animali pericolosi, la cui colorazione mira ad avvertire della loro o tossicità o pericolosità di qualche tipo. Ci sono però gli ingannatori anche in quella branca, ne abbiamo toccati meno questa sera, anche se toccheremo quella che è il mimetismo dell'inganno nel colore, cioè il sembrare un animale pericoloso anche se non lo si è, e quindi far finta di essere
più pericolosi di quelli che in realtà si è. E questa era proprio un'introduzioncina, quindi non volevamo farvi tutto il pippolone su i vari tipologie. Andremo a toccare molto questa sera i vari esempi, varie storie, varie anche aneddotica scientifica che riguarda proprio l'inganno in natura. E bisogna partire da un concetto chiave, e soprattutto perché questa sera parleremo dell'inganno in natura soprattutto visivo. Cioè, gli animali, noi siamo animali visivi, molto visivi, usiamo meno l'olfatto, usiamo meno altri sensi. E in particolare, quindi, questa sera ci siamo dedicati più all'aspetto visivo dell'inganno, del mimetismo in natura. E lascio la parola a Francesco, faremo un po' di ping pong perché è più divertente, perché almeno risulta. Poi lui, se no, si annoia, poveraccio, vedete, è già seduto. È un brutto segno, è già seduto, è un brutto così segno, all'inizio. È un brutto segno. No, Emanuele diceva giustamente che il nostro universo percettivo è dominato dalla vista, noi siamo animali molto visuali e siamo abituati a valutare quello che vediamo attraverso la vista. È così per moltissime specie animali, ma è importante ricordare che ogni gruppo di animali, a volte ogni specie, vede il mondo a modo suo. Ed è tornato indietro. Allora, voi non sapete, ce l'hai. Allora, tutte le volte facciamo questa gag e non è voluta, nessuna delle volte è voluta questa gag. Dai Francesco, ti ho messo il pulsantino in risalto, aspetta, in rilievo per andare avanti, l'ho messo apposta per lui. Okay, il pulsante no, per andare avanti, gli ho messo un gommino attaccandolo con la colla sopra perché lui trovasse, no, col tatto l'affare per andare, ed è riuscito comunque a mancare il pezzo per no, ma ora ho capito, è che tutte le volte mi dimentico. E abbiamo detto, questa volta cerchiamo di non farla la solita gag del telecomando, ce l'abbiamo fatta lo stesso, capisci? Bellissimo. Prego, comunque, scusa Francia. Dicevamo, ogni specie vede il mondo a modo suo. Ad esempio, noi vediamo un campo fiorito di papaveri proprio in questa stagione, in questo modo, quindi colori accesi, una buona percezione delle distanze, un primo piano e un secondo piano che sfuma. Un insetto impollinatore ha una percezione molto diversa dalla nostra, non vede un'immagine riprodotta tante volte negli uccelli come nei film di fantascienza degli anni 50-60, quelli con le formiche e le mantidi giganti, ma vede qualcosa del genere, simile a un vecchio monitor con un viraggio della componente cromatica, perché è in grado di percepire una parte della luce ultravioletta. Così facendo, gli insetti impollinatori riescono a orientarsi meglio e a trovare più facilmente i fiori, i quali gli lanciano dei messaggi ben precisi. Quindi è un canale che noi non possiamo percepire, ma che molte specie animali, tra cui questi insetti, riescono a rilevare benissimo. Stessa cosa per le tigri. Una domanda che ci hanno fatto spesso in passato è: perché le tigri sono arancioni, se sono questi maestri del camuffamento? In effetti, la loro preda di riferimento, come può essere un cervo, non vede la tigre a colori, ma vede un'immagine fortemente desaturata in toni di bianco e nero di questo tipo, anche stirata sull'orizzontale, perché la parte più bassa e alta dell'inquadratura è meno rilevante per l'animale, mentre si stira la componente orizzontale, quindi è qualcosa di piuttosto diverso da come lo vediamo noi, e quindi i colori che a noi sembrano accesi del felino, quell'arancione, in realtà non viene rilevata dalla preda di riferimento. Quando la tigre si trova nell'erba alta e secca, che tipicamente è arancione, nel periodo in cui piove di meno scompare completamente alla vista, anche per noi. E questo è un lavoro recente che riprende questo concetto, in cui proprio si vede un'altra animazione, vedete tigre vista con gli occhi di un cervo e come invece è percepita dall'uomo. Niente, non ce la facciamo. Ah no, pensavo che fosse sbagliato. Come invece è percepita dall'uomo. E quindi vi dicevo, ci sono modi diversi di nascondersi in natura, in base anche tenendo conto di come vede la natura, come vedono gli animali. E al di là di come vedono gli animali, tendenzialmente essere più simili possibile all'ambiente circostante, partendo dal colore, è una cosa che vince, no? Per confondersi con l'ambiente, più si è simili all'ambiente circostante, più si evita anche quello che è la differenza, diciamo,
di vista che può avere un predatore, un possibile problema. E in questo caso, questo non è un quiz, poi ne faremo, vi aspetta anche dei quiz, un po' di quiz oggi, però in questo caso di questa immagine c'è un artefatto umano che permetteva di vedere meglio l'animale, che è un parente dei nostri succiacapri, un parente dei nostri caprimulghi. Ed è il fatto che, usando un teleobiettivo, questa fotografia, sfocava lo sfondo e sfocava la parte frontale. Quindi già avevo delineato la zona dove io avevo fotografato l'animale, quindi ho messo a fuoco una certa zona. Immaginate invece di essere su quel greto di quel fiume in Perù e guardarvi attorno, il vostro occhio vi rende un'immagine perfettamente a profondità di campo infinita, cioè voi vedete bene più o meno ovunque a livello di nitidezza. E questo animale risultava totalmente invisibile. L'unico modo per cui l'abbiamo visto è che si è mosso, noi camminando lungo il greto del fiume, l'abbiamo fatto un po' muovere, perché eravamo troppo vicini a quel punto lì, allora lui pian pianino, vedendolo muovere, si è fatto vivo, si è fatto vedere. Però è veramente impressionante. Questo è la base, no? Confondersi col colore. Un altro esempio, un classicone, è questo leopardo nella savana africana. Il leopardo è giallo e nero, sostanzialmente ha dei colori che tendenzialmente noi potremmo pensare siano molto visibili. Però immaginatelo non solo nella savana così, ma immaginatelo anche coi chiari scuri del sole, delle ombre, delle ore del giorno, in cui il chiaro scuro del suo manto lo rendono ancora più invisibile, o ancora meno visibili, soprattutto per il discorso che faceva prima Francesco, quella componente più rossiccia del suo manto dagli erbivori tendenzialmente non viene vista. Quindi è veramente un fantasma, è il vero ninja della savana, e riesce veramente a nascondersi a pochi metri a volte dalla sua prede, tant'è vero che caccia soltanto tendenzialmente quando è veramente molto vicino alla preda, si arrischia a lanciarsi nell'inseguimento solo quando ormai è a pochi metri tendenzialmente dalle prede. Vabbè, ho messo il cerchietto rosso, ma qua comunque si vedeva, è comunque una foto. Allora, vediamo se, tanto vabbè, un pre-quiz facciamo, questo la vedete? Là, per aiutarvi dico là, è una mantide corteccia africana, ed è veramente anche questa, l'ho vista unicamente per il fatto che, sapendo che ci possono essere questi animali, facevo muovere la mano lungo la corteccia e quindi lei si è mossa per non essere investita dalla mia mano e l'ho vista muovere, se no non la si vede fino all'ultimo secondo praticamente. Qui di nuovo, lo vedete? È solo mimetizzato dal colore in questo caso, Stiamo parlando ancora sempre di animali che si camuffano col colore. Ed è quello su cui ci focalizziamo oggi, sostanzialmente. Allora, per farvi sentire un po' più a casa, vi posso dire che quando ho fotografato, eravamo insieme in Perù, sono tornato dalla spedizione, è passato magari, non so, 15 giorni prima che potessi rivedere tutte le foto. Arrivato a questa immagine, non ero sicuro se fosse una prova di scatto fatta semplicemente sul fogliame o se ci fosse l'animale. Quindi era per sollevarvi dalla difficoltà di ritrovamento. In effetti non ero sicuro, ho dovuto guardare bene e ve lo faccio vedere, è questo qua. È un rospetto tropicale visto dall'alto. Questa è la linea centrale, queste sono le zampe posteriori e queste sono si intravede la zampa posteriore anteriore sinistra. È impressionante. Anche questi li si vede perché, per evitare di farsi schiacciare quando passi, magari fanno un salto più in là e li si vede più facilmente. O di notte, con la torcia, è più facile vederli per vari motivi. C'è questa linea che attraversa il profilo della rana, che è un accorgimento molto importante, si chiama colorazione disruptiva perché spezza in due il profilo dell'animale e rende molto più difficile per noi riconoscerne la sagoma. Quindi questo è un accorgimento chiave. Infatti nella foto di prima il camuffamento di questa specie funziona così bene perché ci sono tutti quei rami per terra che si confondono con la linea che attraversa lungo la linea longitudinale tutto il corpo della rana. Vedete, è quello il motivo per cui probabilmente per noi è così difficile vederla, perché la linea ne spezza in due il corpo. Quindi memorizzate questi accorgimenti, tipo irregolarità all'interno del pattern dentro l'immagine. E un altro aspetto
importante ovviamente sono piccole differenze di colore e variazioni della forma. Inusuali, avete tante foglie e poi c'è qualcosa di diverso che cattura la vostra attenzione. Quindi mi spiegavano delle guide in Africa che per individuare gli animali nascosti si applica questa tecnica, uno sguardo, loro dicono rilassato, generico, che chiamavano soft focus, quindi si esamina l'immagine senza concentrarsi su niente, ma cercando di individuare delle eventuali irregolarità, cioè non si deve cercare un animale nello specifico, altrimenti ci si concentra troppo sull'immagine di ricerca e se non sai cosa aspettarti è difficile, ma poi appena vedi un elemento di irregolarità, una linea che non dovrebbe esserci, concentri l'attenzione in quel punto e poi guardi col binocolo e tipicamente trovi. Ed è un approccio che ho visto sul campo che può funzionare abbastanza bene se non hai un'idea di quello che stai cercando, altrimenti vai con l'immagine di ricerca, ed è una cosa che vedremo dopo. Che a certi animali evolutivamente hanno cercato di contrastare, cioè la possibilità che il predatore che li cerca abbia una sua immagine di ricerca di un certo animale che sta cercando, quello che diceva lui ora. Ci sono delle rane, ad esempio queste rane, queste sono tutte della stessa specie, però hanno tutti colori differenti, per devastare, distruggere l'idea di quella cosa fatta in quel modo con quel colore che può avere un predatore in testa. E in questo modo ogni animale è diverso, cambia un po', e quindi sarà ancora più difficile trovarli per un predatore, se non cercando magari altri aspetti della sua morfologia. Però sul colore non ci siamo proprio, no? Perché magari cerca una rana con una linea centrale, allora magari cerca la linea... però le altre non ce l'hanno. Quindi magari va male a questa e a quella là, però le altre si salvano, e via così. Quindi ogni rana ha la possibilità di non sembrare un suo simile. Ed è, tra l'altro, una curiosità, questa è una rana che non ha ancora un nome. È un Pristimantis, deve essere ancora descritto dai ricercatori, una specie nuova per la scienza, tra l'altro. E vive, è una rana peruviana, appunto una dei tanti Pristimantis che vivono in Perù. E poi si può avere un mix... andiamo avanti, no? Con la complessità, aumentiamo di un grado di complessità. C'è il colore, va bene, ma poi c'è anche la forma che aiuta, no? Se noi aggiungiamo al colore un elemento tridimensionale dell'animale che gli permette di sembrare ancora di più un elemento ambientale o qualcos'altro, beh, il camuffamento diventa ancora più impressionante. Questo è un grillo della foresta peruviana che assomiglia in tutto e per tutto a una sorta di legnetto sporco di licheni e di muschi. Dei tanti legnetti che tra l'altro si trovano anche caduti sulle foglie così nella foresta, quindi non è fuori posto, non è un pezzo di ramo o un pezzo di foglia, ce ne sono tantissime fatte così. Quindi di nuovo questa qua, in questo caso è un grillo che è arrivato di notte sulla mia torcia seguendo le luci come le falene, se no in natura di giorno questi animali non li vedi mai praticamente, è difficile, o proprio ci sbatti contro, ti ritrovi attaccati addosso oppure... Comunque notate dei dettagli delle zampe, sembra che il muschio stia crescendo direttamente sull'insetto e in realtà è l'insetto stesso che ha sviluppato queste escrescenze che lo rendono così difficile da trovare, e i singoli dettagli, lo vedremo anche dopo, sono diversi per ogni animale, quindi c'è questo elemento del polimorfismo che ritorna. E una cosa che mi affascina tantissimo, anche le antenne, che invece di essere filiformi e molto sottili come molti suoi parenti, sono a torciglione, tutte abbastanza irregolari, con anche loro questa colorazione quasi muschiosa, sembrano veramente dei ramettini, dei piccoli ramettini pieni di muschi e licheni. Quindi l'antenna stessa che potrebbe tradirlo, in realtà è fatta, e molte altre specie mimetiche simili a lui invece non hanno le antenne così, quindi è veramente impressionante. Questo è un altro esempio, andiamo avanti veloce, però anche qui un altro incredibile grillo che vive in Perù, e ne abbiamo di simili, anche se non magari non complessi, anche qui da noi, che vive, questa a me piace tantissimo perché si chiama Marchia, il genere di questo grillo, e la cosa impressionante è che vive su un lichene di cui si nutre anche. Quindi a me è sempre sembrato come animale come se noi fossimo infatti a forma di spaghetti e vivessimo su un enorme piatto di spaghetti e ogni tanto prendessimo, sbocconcellassimo il posto su cui viviamo. Per lui è la salvezza, perché in questo modo i predatori veramente non lo vedono, è difficilissimo vederlo, e lui può passare fino all'età adulta senza rischiare più di tanto di essere visto, se non durante la notte dove magari muovendosi può tradirsi. Un altro esempio, un ragno invece in questo caso del Madagascar,
un cerostris, è un parente dei nostri ragni, quelli che fanno la tela circolare nei campi, è un araneide, però nel suo caso la particolarità è che l'addome, cioè che è questa parte qua, è fatta praticamente a spine, a rametti spezzati, e lui quando riposa durante il giorno, quindi al di fuori della sua ragnatela, quando non caccia durante il giorno, si avvolge letteralmente attorno a un rametto e sembra letteralmente una spina, un ramo spezzato della pianta su cui sta riposando, quindi è impressionante. E se vuoi farlo tu, ci vediamo un po' il cambio. D'accordo, ci sono una serie di specie animali che appartengono a diversi gruppi che adottano un trucco molto differente. Questa è un'immagine di un personaggio dei film di fantascienza famosi che molti di voi riconosceranno, è Predator, che aveva la caratteristica di farsi attraversare dalla luce, diventare trasparente in modo da non farsi rilevare dai suoi avversari. Ed è quello che fanno in effetti diverse specie di insetti, anche qualche vertebrato. Noi siamo, per esempio, se osserviamo un'immagine come questa, individuiamo subito il protagonista, che è un grillo ripreso con i flash al di sotto di una foglia in una foresta tropicale del Sud America, ma la condizione tipo nella quale la si osserva è questo, cioè quando si esamina la foglia da sotto, illuminata dalla luce incidente del sole che arriva dall'alto, quindi così è molto più difficile vedere l'animale. E quando il sole si sposta nelle diverse ore della giornata, il profilo diventa ancora meno evidente. Questa è una cosa fortissima che ha appena fotografato Ema a Panama, mi pare. Costa Rica. Beh, ci sono anche, okay, a Panama, però sono più rari. Questi pipistrelli che sono bianchi, che senso ha essere bianco per un pipistrello? Perché di solito loro stanno appesi alla parte di sotto delle foglie di banano o di altre musacee, e di giorno si mettono in questa posizione perché la luce che arriva filtrata dal sole li colora di verde. Quindi sono come una tavolozza bianca che si tinge di verde, e così facendo risultano molto meno visibili. Sì, funziona a tutte le ore, finché c'è luce, finché c'è quindi pericolo per loro, e quindi loro devono dormire in ore in cui un predatore potrebbe vederli da sotto passando. Immaginate un piccolo predatore che potrebbe nutrirsene, quelli che chiaramente cacciano all'olfatto li sentono magari quindi ugualmente, qua, però chi caccia a vista? Questa qui è illuminatore esterno, un flash, è una condizione innaturale perché è illuminato da sotto, e invece questa è la condizione naturale, risultano essere molto meno visibili. E poi un altro aspetto, e mi ha fatto qualche accenno prima, rimuovere le ombre, qua non lo vedrà nessuno, c'è un bruco, occupa anche due terzi dell'inquadratura. Lo vedete l'animale qua? Sinceri, se lo vedete mi fa piacere. Bravi, ecco. Bravissimo, da ok, fare. Esatto. È sempre un bruco di una falena all'interno di una foresta del Madagascar che utilizza la sagoma del corpo e queste escrescenze in modo da aderire meravigliosamente al substrato e rimuovere l'ombra, che è una caratteristica alla quale noi tendiamo a fare particolarmente caso, quindi magari non riusciamo a capire cos'è, ma vediamo l'irregolarità di cui parlavamo prima, che tipicamente è l'ombra dell'animale. Notavo che c'è poco contrasto sulla proiezione, quindi le foto si vedono un po' diverse di qua, ma vabbè, comunque si capisce. Qua si vede un pochino meglio, vedete, ha queste escrescenze che camuffano la potenziale ombra della larva e lo fanno aderire perfettamente al tronco, così nessuno lo rileva. Un altro campione. Vai, Emma. E un altro campione del rimuovere le ombre, di sembrare l'ambiente circostante col colore e di avere anche la forma che lo aiuta, è i gechi, sono più specie, Uroplatus del Madagascar, e sono veramente impressionanti. Allora, vi posso dire certamente che per quanto io e Francesco abbiamo esperienza di trovare animali in natura, nei tropici, mimetici, abbiamo sviluppato ormai quell'occhio clinico che ci permette di trovare questi animali senza la guida. È un grande ottimismo nel cercarli, tra l'altro, però senza la guida questo animale probabilmente non l'avremmo mai visto in vita nostra, senza una guida locale che sa anche dove sono gli animali, perché spesso le guide in Madagascar escono la sera, li vedono in attività su un albero e poi questo geco tende a dormire su quell'albero lì la mattina dopo, per cui non si muove tanto, per cui la mattina dopo sanno che guardando bene su un certo tronco che loro hanno visto dalla sera prima, possono trovare l'animale a riposare, quindi è un aiuto, e sono tecniche, sono bravissimi in questo. E questo è un geco pazzesco, lo vedete? Questo è l'occhio, questa è la testa, questo è il corpo che va su e qua c'è la coda con le zampe posteriori. È impressionante.
E lui come fa a nascondersi così bene? Intanto ha una pelle piena di bitorzoli, colorata come... Ah, tra l'altro sono tutti colorati in maniera diversa, vedrete tra poco un'altra foto di un altro individuo completamente diverso di colore rispetto a questo. Non cambiano tanto colore, sono proprio diversi l'uno dall'altro. Alcuni sembrano delle cortecce piene di licheni biancastri, altri come questo invece sono più corteccia classica muschiosa. Nell'ambito della stessa specie. Nell'ambito della stessa specie, stiamo parlando sempre di Uroplatus sicore, che è una delle specie di Uroplatus che fanno questa cosa e che sono fatti così. E poi in più hanno... come nel bruco di prima, delle, in questo caso delle pliche cutanee che corrono tutto lungo il corpo, anche lungo, vedete, la mandibola, che allungano il profilo e lo fanno appoggiare sul... in questo caso aveva la testa un po' alzata, l'ho messa a posto questa foto per farvi vedere. Corrono tutto lungo il corpo e sembrano, hanno anche queste escrescenze che sembrano proprio dei muschi, no? Il ciuffettino di muschio che cresce. E una volta che si appoggiano quindi per terra... per terra inteso lungo la corteccia dell'albero, ad esempio, non c'è più ombra, perché o comunque deve esserci una luce molto molto radente laterale per far intravedere qualcosa della silhouette del gecko, che comunque è molto piatto e via così. Quindi sembra veramente una prosecuzione del coso. E solo gli occhi potrebbero tradire la presenza dell'animale, se non fosse che anche queste palpebre che possiede il gecko, in questo caso era abbastanza sveglio, chiudendosi, lo fanno scomparire praticamente completamente. È impressionante. E qui la corteccia magari non lo aiuta tanto perché non era molto muschiosa, però in generale vedete come non c'è un'ombra proiettata dalla testa sul tronco e la luce veniva da qua, quindi ci dovrebbe essere. E anche l'occhio è nascosto. E l'occhio ecco, è nascosto nascondere l'occhio è nascosto un quasi altro aspetto importante. Se ci fate caso, tante specie, anche di vertebrati tra gli uccelli, hanno una linea che si sovrappone all'occhio in modo da renderlo meno visibile ai predatori. In questo caso, invece, le palpebre, queste escrescenze di pelle, vanno a ricoprire l'occhio. In più ci sono i barbigli che vi abbiamo fatto vedere prima con il bruco, sono lo stesso tipo di adattamento per nascondere l'ombra, è una cosa che in Madagascar va super di moda, ce l'hanno un sacco di animali, coinvolge tantissime specie diverse. Decisamente. E qui c'è un'altra foto di esempio. Come lo vedi in natura? Come lo si trova in natura, cioè come non lo si trova in natura. Se sei consapevole e sai dov'è, cioè uno ti dice guarda è proprio lì il geco, ma dove? Lì? Ma dove? Lì? E allora... E al dito tanto così dal geco magari a volte. Lo vedi così, quindi cercarli da soli. Questa è la testa per intenderci e qua c'è la... qua più o meno qua c'è la... questa è la coda, esatto. Qua c'è la zampa posteriore. La zampa anteriore è questa, questo è il gomito, pazzesco. 20 centimetri di lunghezza. Questo è uno dei massimi livelli di difficoltà e se pensate che un vertebrato di queste dimensioni, insomma, presenta degli adattamenti, in effetti ha una capacità di camuffamento che non ha rivali. E ora però ti alzi. Ora mi alzo. Ora devi alzarti, perché deve fare anche il paggetto. Devo fare l'imbonitore, esatto. Paggetto. Mettiamoci alla prova. Cioè abbiamo visto tutta una serie di accorgimenti per individuare gli animali. Riprendiamo brevemente, individuare l'anomalia. Se vedete delle linee, delle irregolarità all'interno della scena, dateci un occhio, le variazioni di colore e al limite anche l'ombra. Adesso faremo questo gioco, vi facciamo vedere uno scenario, una foto fatta in natura in diverse parti del mondo, può essere qui come ai tropici, all'interno del quale c'è un animale che non è piccolo nell'inquadratura, è abbastanza grande. E il primo di voi che alza la mano e dice che cos'è, vince questi magnetini di elevatissima finitura in metallo, ricavati da nostre fotografie in metallo, non pieghevoli, aderiscono sul frigorifero, 5 centimetri. Vabbè dai, li compro, ok. Sono pezzi unici. E insomma, per quelle facili si vince un magnete, ma per quelli più difficili si vincono anche più magneti e portachiavi. Portachiavi di sponsor che non sono nostri, però vabbè, sono comunque, possono essere comodi. E tutta una serie di cose. Quindi... adesso vi faremo vedere un primo. Adesso ragazzi non c'è niente, quello si vede. Ora è facile, c'è il cerchio rosso, non vale. Non iniziamo a alzarle, non bariamo per favore. Questo è un serpente che hai fotografato tu, questa è la tua foto. Sì, è una foto fatta in Brasile di un Botrops, è un serpente velenoso parente dei crotali, al quale mi sono
mi ero avvicinato e poi a un certo punto l'ho visto, era vicino a un sentiero e quindi l'ho fotografato con un teleobiettivo, però è difficile vederlo se non sai esattamente che lì c'è un animale nascosto, perché ha quelle linee disruptive che rendono più difficile l'identificazione del suo profilo. Quindi partiamo con il primo caso e in una... Hanno già alzato la mano in due. Perfetto, ma che cos'è? Bravo, prima partiamo, bravo. Non possiamo partire subito. Ok, ma questo è facile, poi alziamo il livello dello scontro. Attenzione, il vincitore prende questo bellissimo magnetino con ragno. Sì, ha alzato la mano lei e il ragazzino. Dov'è però? Devi dirci, dovete dirci dov'è. E che cos'è? Che cos'è? Dov'è? È facile questo, dai, ok. È un camaleonte, perfetto. Brava, una delle tante specie di camaleonte, diciamo che possiamo dare l'80% dei camaleonti al mondo vive in Madagascar, quindi se si va in Madagascar c'è una buona probabilità di vederne qualcuno. Perfetto. Anche se non si ha un'ottima vista. Bene, allora un premio sicuramente alla signora sotto forma del, penso che sia meglio questa rana dei ragni, giusto? E poi chi era che l'aveva visto? C'era il ragazzino lì. Benissimo. Ma non so se l'avesse visto, se alzava la mano sulla fiducia, però va bene uguale. Quale preferisci di questi due ragni? Bravo, va bene, vada. Bene, perfetto. Andiamo avanti. Ora, attenzione. Vabbè, questa è per farvi vedere dov'è, ovviamente. La luce del questa flash. Questa è un'altra... La luce del flash aiuta. No, questo non è più il quiz, nel senso è sempre... La luce del flash aiuta perché fa vedere bene l'animale, quindi nelle nostre fotografie abbiamo la foto, quella di che vi fa vedere l'animale mimetizzato, e poi dopo... Abbiamo messo una o due foto di animali invece che si vedono bene per farvi capire come è fatto, perché vedrete alcuni sono veramente difficili da comprendere nelle tre dimensioni quantomeno. Attenzione adesso. Questo dov'è? Hanno alzato... Dov'è? Ditemi dove cos'è? Che cos'è e dov'è? No. Brutalissimo proprio, no. Dimmi tu. Un leopardo, no. Accidenti, ragazzi. Matteo non può giocare. Ivano neanche. Non potete giocare. Voi non si può. Gli specialisti non possono giocare. Scherzo. Allora ci siete là in fondo. Vediamo lei. Un uccello, dai, vedi. Brava. Vedi? Brava. Ma se hai visto che è un uccello, probabilmente hai capito qual è, cioè questo. Ma ha vinto lei. Brava. E quindi consegniamo il premio a... Aspetta, che uccello è? Fallo vedere, grande. Scherzo, non devi dire... No, perché c'è il forno a microonde, in regalo. No, scherzo, è un beccaccino, è giusto. Chi ti ha suggerito bene. Perfetto, allora, e vinci la salamandra in metallo. Non può mancare la bicicletta con cambio Shimano, non può mancare. Oh, siamo genovesi, cioè ragazzi, magnetini e via, non è che... No, ma poi abbiamo delle anche cose... Anche se lui fa lo splendido, perché ormai vive a Milano da qualche anno, quindi fa lo splendido, cioè gli piace tirarsela, ormai è milanese inside. Abbiamo lui. Anche dei premi più significativi, Guardate anche il prestigio del sacchetto di una marca di moda famosa che ho sottratto a mia moglie. È vero, accidenti. Eccolo qua, questo è il beccaccino mostrato bene. Attenzione, aspettate, zitti. Terzo livello, due magneti al vincitore. Cos'è? Dov'è? Perché non vale alzare la mano sulla fiducia. Vai, lanciati. Dillo. Non l'ha visto. Lui? No. Brutalissimo sembra. Oggi sono cattivissimo. Ok. Molto lui l'ha bravo. Trovata. Bravo. Facciamo vedere. Manca la saturazione del tutto. Cioè, stavo notando che rispetto al computer le foto sono desaturatissime proprio. È ancora più difficile. No, questo è un cerchio rossissimo nel computer. Questo è una colorazione strana. Comunque siamo foresta amazzonica, è una rana Pac-Man nascosta nella lettiera della foresta, ripresa sulla linea verticale. È una specie simile, non la stessa di quella che abbiamo in mostra qua.
Vedete il dettaglio dell'occhio? Ceratofri scornuta. Linea come per nascondere l'occhio, estremità a forma di foglia sopra gli occhi per nascondere il profilo, renderlo più irregolare. Lui tra l'altro prima citava la linea che rompe la forma dell'occhio, esatto, tonda, lì. E questo è un altro esempio. Questa ha anche la linea che rompe la forma tonda dell'occhio. E quindi il signore, attenzione, non vince un magnete, ma vince due magneti addirittura. Uno con una protagonista, un dovrà comprare due frigo per questa cosa qua. Avrà bisogno di due frigo. E ora? Massimo livello di difficoltà. Ah no, ce n'è un altro. C'è ancora, aspetta. Sì, esatto. Ho messo questo perché mi piaceva tantissimo, ho voluto metterlo. Sì. C'è le... Non mi ricordo se c'è il Golden Opus o poi c'è l'altro. Sì, va bene. Attenzione, sempre due magneti. Allora, questo tra l'altro, curiosità, questo animale che c'è qui è calabrese, cioè è italiano. L'ho fotografato in Calabria, ma è un animale italiano. No. Sì, l'immagine non aiuta tantissimo, però si può capire. Aspetta, fa vedere. Aspetta, mi sposto brevemente. Sì, è difficile perché manca un po' di saturazione e c'è poco contrasto, però... Vabbè, poi se mai do un'occhiata. No, però vi posso dare un aiuto, è un artropode. Il signore ha detto un ragno, no, però è un artropode. C'è il trucco, nel senso allora, che quando l'ho trovato, in questo caso, vi racconto un po' dietro le quinte, l'ho trovato perché guardavo come un dissociato mentale la parete di terra per cercare un'altra roba mimeticissima, cioè ragnibotola. E quindi come un dissociato mentale guardavo ogni singolo centimetro di terriccio su una parete di roccia a bordo strada e in quel caso lì, questa è una fotografia fatta in Aspromonte in Calabria, però ci sono anche altrove, ci sono anche qui tra l'altro, anche in Toscana. Dai, ci siete, provate. In alto a destra? No. Tu? Quella specie di buco, sì. Aspetta, metto il punto a caso, dimmi più a sinistra o più a destra. Qui? Più in giù? Più a sinistra? Ok, va beccato. Bravo. Bravissimo. Accidenti. Bravo, bravo. Questo livello master. Vedi che ti dico no, però quando lo becchi poi... Cioè. Accidenti, c'è poco da ridere perché vince due magneti. E il cambio Shimano senza bicicletta, però vabbè. Andiamo avanti. Questa è la fotografia del... Questa è una larva, cioè una ninfa, un individuo giovane di Reduvius personatus, comunque di un Reduvius, cioè una cimice predatrice, parente alla lontana, neanche tanto alla lontana di quelle che abbiamo in mostra, che sono le psitalla. In questo caso è Reduvius, è un genere presente in Italia, nel Mediterraneo. L'adulto è tutto nero, una cimiciona nera abbastanza grossa che preda, una predatrice. La larva, cioè la ninfa, scusate più correttamente, fino all'età adulta si ricopre di terriccio, di altro materiale, si porta al lavoro a casa sostanzialmente. Non è che sembri lei già di per sé fatta in un certo modo, ma si ricopre di materiale, quindi è perfettamente integrata con l'ambiente circostante perché usa il materiale che trova in giro. Ultimo caso, massimo livello di difficoltà. Questo due magneti già alzano e un portachiavi. Proprio sulla fiducia ha alzato la mano lui. Che... No. Sì, ma anche dire dov'è è utile. Devi dire, allora, prima di te dov'è, magari. Questo è bastardissimo, ve lo dico già. Per fortuna stavo controllando un attimo l'immagine. No, vabbè, ma l'immagine va bene. Regolarità. Ok. No, lui sta dicendo una... Non ha alzato la mano, però ti ucciderò per ultimo, no? Se... Vai. Aspetta. In basso qua? No. Vabbè, dai, rispondi, dai, dai. In basso a sinistra? Qui? No.
Qui? No. L'irregolarità? Qui? No. Dove? Vieni qua, facci vedere. Sulla fiducia. È un momento importante. Vai, è un momento importantissimo. Sì! Grandissima! Accidenti. Bravissimo. Ha vinto la mia macchina. Vado a casa a piedi. No, scherzo. Abbiamo finito i magnetini, no? Quindi devo andare. No, ne ho di bellissimi e mettiamo una mantide. Ho questo tappino di plastica. No. Adesso ve lo facciamo vedere meglio. È abbastanza importante. No. E il portachiavi. E anche ci sono delle falene che hanno lo stesso tipo di camuffamento, però no, in questo caso non è una falena, ve lo facciamo vedere tra un secondo. Fatto? Ok. Allora, vi dico prima come si faceva a vederlo, nel senso cercandolo, ovviamente, e poi vi dico cos'è. Si devono Francesco prima vi diceva cercate le irregolarità del pattern, no? In questo caso le irregolarità sono le zampe di questo ragno che hanno una disposizione non proprio, ed è un ragno questo. È un'ersilia, un'ersilide. Ma infatti lui conta su quello, conta sul fatto che una persona. Ma no, per quanto lo riguarda è felicissimo che non lo si veda, per cui il suo camuffamento ha funzionato praticamente. Ah, ok, scusate, pensavo ci fosse un'altra immagine ancora più stretta. Dimmi, scusa. Esatto, me l'ha fatto lui apposta. Sì, sono ragni un po' particolari. Gli ersilidi, una curiosità non tassonomica, perché in realtà c'è l'eccezione come sempre anche in questa famiglia, però tipicamente gli ersilidi si riconoscono perché sono ragni abbastanza appiattiti, sono quasi bidimensionali, stanno sulle cortecce, sui legni. In Africa spesso se si va a fare un safari li si vede anche proprio sui lodge, vivono proprio sul legno delle case, e hanno le filiere, quelle sostanzialmente le appendici, le appendici, non mi veniva la parola, con cui loro emettono la seta, molto allungate, è tipico degli ersilidi, e hanno queste zampe più o meno allungate a seconda della specie, e sono dei maestri di camuffamento. Molte volte quando li ho visti in passato, mi è capitato, in questo caso non ne sono certo, ma molte volte li si vede così, però non scappano. E se guardi bene, sotto c'è addirittura camuffato a sua volta il cocoon, cioè l'ovisacco dove ci sono le uova, che a sua volta è completamente invisibile molte volte, non in tutte le specie, rispetto alla corteccia. Quindi è un camuffamento anche nella prole, diciamo, nella futura prole. In questo caso noto che c'erano un po' di ragnatele, non mi ricordo se ci fosse poi il cocoon, però non c'è l'involucro. Vedo un po' di fili di seta qua. Però insomma, poi ci sono degli altri esempi, vuoi parlarne tu? Ora è finito il quiz, è finito il quiz. Ormai siete lanciatissimi, potevamo andare questa avanti fino facile. A domani. Questa serie di immagini ci serve a far vedere una serie di caratteristiche che hanno molte di queste specie, che è la ripresa delle forme e anche le variazioni individuali. Questo in particolare è un insetto foglia del Borneo che abbiamo anche in mostra. Vedete, ogni individuo è diverso dall'altro e addirittura introduce dei difetti che sono tipici delle foglie nelle foreste tropicali, per esempio l'effetto del consumo da parte di altre specie fitofaga sui margini, quindi il mangiucchiamento, il bruco attorno al corpo. Addirittura da giovani imitano i semi di certe piante, che vedete là. Le uova riprendono le forme dei semi di certe piante e i giovani riprendono genericamente le formiche, che sono scartate da moltissimi predatori. Un'altra specie con un adattamento molto particolare, che abbiamo anche qui in mostra dal vivo, è la mantide orchidea del Borneo. Qua vedete un individuo con una tinta insolitamente rosa, che non è così diffusa, più spesso sono bianche. Questi insetti, che sono cacciatori, si nascondono sulle piante, ma molto spesso fingono di essere a loro volta delle piante, mettendosi in posizione dei fiori, mettendosi in posizione esposta in modo da attirare gli insetti impollinatori, che poi trovano la morte tra le braccia della mantide. Quindi sono dei cacciatori specializzati. I giovani sono molto diversi dagli adulti perché hanno questa livrea arancione
e nera, che riprende quella di alcune cimici chimicamente protette, cimici affini a quella che ha fatto vedere prima Emanuele. Sono cimici reduvidi, le quali possono pungere, a volte hanno carni tossiche o comunque sgradite ai predatori, quindi queste mantidi, pur non essendo pericolose in alcun modo, riprendono la livrea di queste cimici per ottenere un certo margine di protezione. Gli adulti e i giovani più grandi della loro specie non ci cascano affatto e aggrediscono tutte le specie, tutti gli insetti di una taglia adatta. Non si fanno genericamente ingannare dalle livree di avvertimento, ma non è una loro qualità, semplicemente ci provano con tutto quello che si muove, lo catturano e cercano di mangiarselo, in alcuni casi scartano la preda se si accorgono che è chimicamente protetta. C'è un altro modo di nascondersi, che è quello di usare l'elemento del territorio per nascondersi sotto di esso, no? Ovviamente ci si può nascondere nell'erba, sottoterra o eventualmente nella sabbia. Questo è un esempio, semplicemente uno dei più grandi esempi che io reputo in natura di questo tipo di nascondersi. Quando si ha il colore più o meno dello stesso ambiente, ci si riesce a infilare anche dentro, beh, si vince, no? Perché a quel punto lì si diventa veramente invisibili. E l'esempio più classico che mi piace fare è quello della Bitis speringuei, della vipera del Namib, che vive solo ed esclusivamente nella fascia costiera delle dune del Namib. Non vive in tutto il deserto del Namib, in tutta la Namibia. Si trova solo nella zona costiera, in una fascia dove lei può vivere, dove sono presenti le sue prede, dove c'è presente una certa umidità che le permette di vivere comunque e di abbeverarsi leggermente ogni tanto. E la cosa più particolare che mi ha sempre affascinato di questo animale è che, così come un'anaconda si nasconde nell'acqua e ha gli occhi molto sopra la testa, così anche la Bitis speringuei, proprio per questa sua vita sempre insabbiata, si è evoluta per avere degli occhi molto sopra la testa. Perché? Perché è molto comodo rimanere completamente insabbiati, cioè vengono selezionati, no, dal percorso evolutivo degli animali sempre più abili nell'insabbiamento, però mantenendo ovviamente gli occhi al di fuori per poter vedere quello che succede nell'ambiente circostante. Questo è molto importante, perché io mi posso nascondere, ma poi come mangio se sono nascosto? Non vedo passare il mio panino, in questo caso la lucertola di cui mi nutro, o il geco. Per cui questi animali si nascondono sotto la sabbia e lasciano fuori gli occhi. Hanno tutte delle caratteristiche fisiche che permettono anche di sopportare anche eventualmente la sabbia che gli sbatte contro quando c'è vento, no? Ad esempio, hanno le narici, sono qua sotto, non le vedete come negli altri serpenti perché sono protette da questa placca, di questa squama particolarmente sviluppata. Lì lei aspetta finché non passa una preda, però se la preda non passasse, ha un'altra strategia. Qua c'è un piccolo video un po' scattoso all'inizio di una Bitis speringuei che ha filmato lui nel Namib mentre eravamo in spedizione insieme qualche anno fa, e qua si vede bene l'insabbiamento, cioè la tecnica che usa per coprirsi questo è un video velocizzato, qua abbiamo fatto andare più velocemente. Ci mette comunque poco, pochi secondi, un minuto al massimo, e dopo un po' per ultima tira dentro la testa e alla fine completa l'opera di insabbiamento. Qui si vede come si muove nel deserto, hanno un tipico movimento laterale, side winding si dice in inglese, che è tipico di tutti praticamente i serpenti super specializzati alla vita nel deserto. Cioè, ci sono delle specie di serpenti, delle viperidi del Nord Africa che non sono imparentati con la Bitis, che però hanno lo stesso tipo di movimento, così come si è spento il computer, così come è finito il video, perché e così come gli altri serpenti invece, crotalidi ad esempio dell'America. Quindi è un movimento tipico dei serpenti che vivono sulla sabbia. E tra i vari adattamenti, tra i vari modi di sopravvivenza che ha questo animale, c'è anche la punta della coda, che è colorata in maniera diversa per ogni individuo. Ogni individuo ha una coda colorata in maniera diversa. Questo, per esempio, era più rossiccia, abbastanza pallida, in altri individui è nera completamente, in altri individui ancora è rossa, ad esempio. Questo perché? Perché usano la coda, se loro sono fermi sotto la sabbia e sperano che una lucertola gli passi vicino, campa cavallo, allora possono attirare a sé la preda.
e lo fanno facendo finta con la coda, tirando fuori solo la punta della coda, facendo finta che sia, ingannano anche lì, che sia una larva di un coleottero, un piccolo bruchino ad esempio che si muove sulla sabbia. La lucertola si incuriosisce e arriva a tiro del morso della vipera, che a quel punto lì la immobilizza e se ne nutre. E questo è un altro modo incredibile di ingannare, proteggendosi da falchi, da altri predatori di grandi dimensioni, allo stesso tempo cacciando in maniera molto efficiente. E poi arriviamo alla mia parte, questa la continuo io, poi la parte finale la chiudi tu poi, perché questo, a me piace tantissimo parlare di animali che sembrano cacca. Cioè, mi esalto proprio tantissimo. E tant'è vero che lui mi prende in giro sempre su sta cosa, perché vado in giro per il mondo a cercare le cacche, no? Vado a fotografare le cacche. In realtà spesso molte di queste cacche sono animali. E questo in particolare, ad esempio, è un parente del teloderma che abbiamo in mostra, della rana muschio. La rana muschio sembra un muschio, lui sembra una cacca di uccello, sostanzialmente. È un'altra specie di teloderma che vive nella zona dell'Asia, diciamo. Questo invece, sempre siamo veramente nell'ambiente feci di uccello, questo è un bruco di una grossa farfalla variopinta del Perù in questo caso, ci sono anche in Asia questi bruchi qui della stessa famiglia, Papilionidi, e alcune specie hanno questo bruco che somiglia tantissimo a feci di uccello. In particolare la cosa curiosa è che questo bruco in particolare l'ho fotografato sotto degli alberi dove erano frequenti di passaggio i pappagalli. Voi sapete che la cacca di uccello tipica è bianca e nera dalle nostre parti, salvo che in certe stagioni, in certi momenti, in cui magari alcune sono colorate diversamente, perché gli uccelli si nutrono di certe bacche magari. Nel caso dei pappagalli, scusate, loro si nutrono tanto di frutta molto colorata, molto rossa, molto gialla, quindi le loro feci spesso hanno questo colore. E quindi la selezione ambientale ha fatto sì che laddove i bruchi assomigliassero in un certo senso a quel tipo di feci, venissero selezionate quelle colorazioni lì. Ed è veramente affascinante, pur nell'argomento di cui stiamo parlando. Lui è il campione totale, è la cacca vivente che preferisco in assoluto. Si chiama Phrynarachne, è un ragno granchio, è un parente dei tomisidi, è un tomiside, quindi è un parente dei ragni granchio che abbiamo qui da noi. Maestri del mimetismo, anche qui da noi ci sono diverse specie veramente notevoli. Nel suo caso non solo sembra una cacca di uccello di per sé, poi ve lo faccio vedere meglio, ma non solo, lui usa la seta per creare una sorta di effetto splat della cacca quando cade sulle foglie. Quindi tutto quello che vedete qua attorno è la seta del ragno. Questo è il ragno, no? Questo è il cosiddetto cefalotorace, cioè la parte con le zampe, e questo è l'addome. Lui sta lì con le zampe reclinate, piegate, e queste sono delle vecchie prede che lui ha messo per aumentare l'effetto bianco e nero della cacca di uccello. Non solo, recentemente, non so se l'avevo lasciata, sì, ecco, questa immagine che racconta un altro aspetto, non solo i ricercatori, da non tanti anni, hanno scoperto che, perché si sono chiesti, ma come mai le prede di cui si nutre spesso lo raggiungono? Avete presente la bitis di prima che attirava le prede? Lui cosa? Perché molte delle prede che si nutrono di feci, uno dice vabbè, ma perché lui sembra una cacca e quindi le mosche si avvicinano. Però non basta spesso, perché le mosche non hanno, qua stiamo parlando di sensi, vi ricordate all'inizio, dovete stare attenti a come vedono e come sentono gli animali circostanti. Molte mosche si muovono con l'olfatto, non hanno bisogno di sentire la profumo di cacca per potersi avvicinare. Allora hanno scoperto i ricercatori, alcuni ricercatori, una pubblicazione molto bella in cui hanno messo in luce come questo ragno in realtà riesca a produrre, a emettere nell'aere degli afrori, cioè in particolare delle sostanze che sono contenute letteralmente nelle feci vere di uccello. E allora attira letteralmente, visivamente e olfattivamente le prede di cui si nutre. E questo è un altro individuo, sono due individui diversi che abbiamo fotografato nello stesso posto, cercando selettivamente ogni singola cacca. Quindi noi guardavamo le cacche di uccelli finché non siamo riusciti finalmente a trovare... Sì, quello è un po' l'approccio, eh? È un approccio che funziona. Alla cacca numero 173 trovi il ragno, una cosa del genere. Una roba del genere. Però tutti gli ultimi casi che abbiamo mostrato sono casi di mimetismo offensivo, se ci fate caso. Qui
lui Manti utilizza orchidea. Manti di orchidea, la vipera del deserto usa la coda per attirare le prede e lui utilizza la sagoma e l'odore per attirare le mosche, così come sì, la cioè mantide orchidea. L'inganno in questi casi è duplice, serve per difendersi dai più grandi predatori, ma anche per attirare eventuali e prede. E non ce n'è così tanti, in natura lo fanno anche alcuni pesci, però è difficile trovare questa densità di adattamenti all'interno di un singolo gruppo di specie. Il genere è Phrynarachne, che vuol dire sostanzialmente offensivo. Offensivo, sì, sì. E beh, che dovevo incidere, continua, cioè dovevo insistere continua con sulle gli escrementi. È un forma però, di feticismo. Però per mi piaceva l'idea, questo l'ho inserito da poco, perché mi piaceva l'idea di dare un esempio di quello che si può trovare nei nostri prati. Perché va bene Borneo, l'Abitis peringua in Namibia, ce la tiriamo di grandi viaggiatori e poi magari dietro casa abbiamo degli esempi ugualmente interessanti. Questo, per quanto riguarda le feci, quantomeno non è male, perché è una larva di, è una ninfa, una larva di, no, una larva tecnicamente, più propriamente detta, di Cassida viridis, cioè un parente sostanzialmente della coccinella, di altri crisomelidi. La larva non ha la possibilità di sembrare lei per sé delle feci, però tiene con sé le sue feci, è bellissimo, tiene con sé le sue feci e ci fa uno scudo che sventola sopra la testa in caso di bisogno. Normalmente va in giro e lo tiene un po' dietro attaccato all'addome posteriormente. Se tu ti avvicini, lo alza, perché sostanzialmente le feci fanno un po' schifo a tutti, a parte a me, e quindi e lei dice, vabbè, ma se si avvicina a un predatore, accidenti, riuscirò a tenerlo a bada, no? Con questo odore, questo lezzo, il fatto di sembrare tutti per tutto qualcosa che è una cacchetta appoggiata lì. Quindi funziona effettivamente. Dai, dilla tu questa. Perfetto, imitare le formiche. L'abbiamo già visto prima con le immagini dell'insetto foglia. Siamo verso la fine, dai. Riprendere il disegno e il comportamento delle formiche è molto diffuso nel mondo degli artropodi, perché le formiche sono tra gli insetti più presenti all'interno degli ecosistemi temperati e tropicali. In una foresta tropicale spesso il primo animale che uno vede è una formica. Le formiche sono spesso chimicamente protette, cioè hanno carni tossiche, pungono, mordono, hanno un sapore sgradito. Voi direte ci sono i formichieri, ma sono degli specialisti. La maggior parte dei predatori che consumano insetti preferiscono evitare le formiche per questi motivi. Quindi ci sono molte specie diverse, anche tra i ragni, che imitano le formiche per ottenere un certo tipo di protezione. E tra questi due, quella che vedete in alto è una formica e quella che vedete sotto è un ragno. Il livello di somiglianza è notevolissimo, anche perché il ragno cammina come la formica, quindi è un livello di adattamento che è difficile riconoscere a prima vista, tenendo conto anche del fatto che l'animale misura meno di un centimetro. Questa è una cosa che ha trovato Ema, devo dare credito a lui anche se mi dispiace di questo ritrovamento, perché normalmente quando individua qualcosa anche di estremamente ordinario nella foresta fa questi annunci clamorosi tipo fra devi assolutamente venire, ho trovato una roba pazzesca. Io immagino di trovarmi di fronte, che so, un'anaconda che mangia un tapiro, un formichiere che lotta con un giaguaro, e invece spesso sono insetti profondamente insulsi, e in questo caso in effetti era così. Lui mi ha detto guarda cosa trovate, dico complimenti alla formica numero 1750 di oggi. Le fa no ma guarda bene, guarda, è un mimo batesiano di queste formiche Pseudomyrmex. E in effetti a guardare poi con la lente e l'immagine ingrandita nella fotografia ho notato che era un ragno che imitava. L'ho dovuto fotografare e fargli vedere la foto, sennò non cominciava. Esattamente quella specie lì. E lo fa anche con grande precisione, perché la maggior parte sono imitatori generici delle formiche, quindi non imitano una specie con grande dettaglio, ma si accontentano di essere una riproduzione generica delle formiche. In questo pannello ci sono, allora se non mi ricordo male, ci sono due formiche. Sì, giusto. Il resto sono mimi. No, controllavo per non dire una cavolata. Sono due formiche. Chi trova le formiche vince due formiche. E il resto, e non necessariamente sono tutti ragni. Sì, non necessariamente sono tutti ragni. Vuoi dare degli magnetini? Certo, okay. Dai. Quali però sono le formiche? No?
Quella sopra sì, perfetto. Questa è una Polyrachis, una formica del Borneo. No. È un maledetto ragno. Tu qual è l'altra formica secondo te? Quella, questa qua? No, l'abbiamo appena fatto vedere. Questo è quello no, di è il ragno di prima. È il ragno quello lì, dei due di prima. Questa? Questa no, è una mantide, è una giovane mantide. Però bravi, state andando forte. Bravo, l'altra è questa qua. E si porta a casa il frigo per i magnetini. E, no, allora, queste due sono formiche. No, scusate, queste e questa sono formiche. Tutti gli altri sono mimi di formiche. Quindi sono animali, si dice, mirmecomorfi, cioè dalla forma di formica, ma non solo la forma, molti di questi si muovono come una formica, si comportano come una formica. Quello che ha fregato la signora prima, in particolare questo, è che sembra in tutto e per tutto una formica, perché è molto lucido per essere un ragno, sembra proprio una formica, ma non solo. Anzi, vi faccio vedere col Quindi, telecomando così non copro... Quindi, velocissimi? No, aspetta. Aspetta, torno un attimo indietro. Questo qua tiene le zampe in su, come vedete anche questo qua, e fanno finta che siano antenne, però sono ragni. Questa poi, allora dunque, questa è una mosca, e gli altri sono tutti ragni. Questo è un altro ragno, anche se non è un saltatore, ma è un ragno di un altro gruppo. La di mosca famiglia. Avete visto, mosca pazzesca. Stavo pensando, questo, allora gli altri sono tutti ragni saltatori, eccetto questo qua, tra i ragni dico, che è una araneide, che ha questa forma da formica... anche se comunque non è... E ce ne sono anche altre, in mostra abbiamo un coleottero, anche una cecindela. Sì, è vero, ci sono altri esempi in mostra poi. Mm-hmm. E non tutti questi camuffamenti servono per predare o per nascondersi dai predatori. In questo caso, per esempio, il Mirma Plata o Mirma Arachne, che dir si voglia, vive vicino alle formiche di cui è somigliante, ma non se ne nutre e ci sta comunque abbastanza distante, perché non ha una protezione chimica. Quindi se la formica lo tocca, sente che lui non è una formica, e se lo mangiano comunque lo scacciano, e lo vedono anche loro a una certa distanza. Le formiche si accorgono che lì c'è una non formica, però ha una buona protezione a una certa distanza da loro e da tutto il resto. E questa è una foto un po' particolare, c'è anche un altro ingannatore qua dietro, che è una farfalla, che si finge per tutto il suo percorso di larva di essere una larva di formica, viene riconosciuta come larva dalle formiche, loro la accudiscono, però in realtà è una falena, una farfalla, non una falena. Sì, fino alla fine, il momento tragico è quando esce da lì, perché non ha più l'odore di formica, quindi deve scappare fortissimo e ha ancora le ali molle, quindi deve proprio, a volte si lanciano proprio dall'albero, sì, perché a quel punto lì le formiche capiscono che c'è qualcosa che non va. E vabbè, questo è un altro esempio classico, in realtà non così classico nella spiegazione, però classico, sembrare un occhio, avere gli occhi, far paura, sembrare... Molte volte nei libri che leggevamo da ragazzini, da bambini, si leggeva che queste farfalle aprono, fanno il doppio occhio da gufo, e il gufo spaventa un piccolo uccello perché è un predatore di piccoli uccelli, e quindi la farfalla viene lasciata stare. È vero, però i ricercatori negli ultimi lavori che sono stati fatti hanno visto che comunque fa tanto soprattutto l'effetto di apertura subitanea delle ali molto rapida e la presenza di un uccello che non necessariamente deve sembrare tanto un occhio. Due elementi simmetrici scuri innescano una sorta di paura non necessariamente legata alla forma o alla particolare bravura, fra virgolette, evolutiva di mimare un occhio. Però funziona. In questo caso invece è un bruco che assomiglia alla testa di un serpente, però è un bruco e si muove anche molte volte tipo come un serpente fra le erbe. Quindi questo sistema funziona. E però secondo me uno degli esempi invece di mimare occhio e altre parti di un animale per fare e per tenerli lontani, più impressionanti è questo qua, è una falena diurna, però girano di giorno anche se sono falene, e tengono le ali alzate anche quando sono posate, e in tutto e per tutto da lontano ha il loro predatore tipico sulle foglie, cioè un altro ragno saltatore, un ragno saltatore, sembrano un loro simile. E i ragni saltatori tendenzialmente cercano di evitare il contatto diretto fra di loro, e da lontano si fanno dei segnali, delle robe, per evitare, no, la rissa. E questo
farsi vedere da lontano e fare dei segnali permette alla falena di scappare prima che il ragno invece l'abbia intuita come preda. E vi faccio vedere, allora, questa parte qua sono gli occhi e mimano anche i riflessi della luce sugli occhi del salticide. Poi abbiamo le zampe piegate, che per, immaginate questo che le sta guardando, no? Quindi è una sorta di stilizzazione dell'immagine, della figura. E poi i peletti riportati nel margine delle ali, che assomigliano, tutto questo più un movimento a scatti che queste falene hanno sulle foglioline, sembrano in tutto e per tutto a un altro salticide, un ragno del loro gruppo. Ovviamente non funziona con tutti, e questa non è una brenzia, è un'altra falena, ma questi ragni qua invece, quelli che non hanno una buona vista, non percepiscono chiaramente la somiglianza, anzi sentono muovere e la predano, ma non è un loro problema perché loro sono diurne tendenzialmente, quindi il loro problema sono questi ragni che a loro volta sono diurni e vedono bene, quindi il loro predatore principale è questa famiglia di ragni qua, è quella da cui loro evolutivamente si sono dovute difendere nei milioni di anni. Poi vabbè, lo vuoi dire tu? Avere questo sviluppo di parti anatomiche che possono rendere più difficile andare a segno con un attacco è molto diffuso, in particolare tra le farfalle. Questa è una specie di farfalla con due teste, si dice, quindi la parte a sinistra è la testa, la parte a destra presenta delle finte antenne che risultano utili per deviare gli attacchi, in particolare degli uccelli insettivori, che nel dubbio possono prendere la parte sbagliata, mettendo quindi consentendo alla farfalla di sopravvivere. Questo è uno dei casi. Prima Emma ha raccontato dei ragni, delle farfalle falene brenzia e dei ragni che le predano, degli adattamenti che loro utilizzano per evitare la predazione. Questo è un gruppo di ragni del genere porzi che si sono specializzati nella cattura di altri ragni, quindi mangiano soprattutto quello, direi esclusivamente quello, hanno dei movenze robotiche con le quali si avvicinano alla preda e adottano una serie di tecniche di caccia formidabili che prevedono per esempio il toccare i fili della ragnatela per indurre una reazione in un ragno in agguato, oppure tambureggiare su un involucro di foglie per riprodurre il corteggiamento di un'altra famiglia di ragni e poi saltargli addosso. E sono tutte culture locali di singole specie di questi porzia, anzi a volte di sottopopolazioni di porzia, che imparano questi rituali, queste tecniche di caccia per catturare i ragni più presenti all'interno, i ragni più diffusi all'interno delle aree geografiche dove vivono. Quindi è un adattamento particolare. Spesso vengono presentati come geni, ma in realtà c'è una componente genetica fortissima. Il ragno non impara questi trucchi, ma fanno parte del bagaglio culturale locale, delle singole specie e delle popolazioni. C'è una sorta di evoluzione locale, piccola, anche in poche generazioni, che permette poi di affinare una certa tecnica per cacciare un certo ragno. Perché spesso si dice questo porzi è un genio, è vero che è un genio perché fa delle cose sorprendenti, ma direi non è pienamente consapevole, non è come le tecniche di caccia delle orche che cambiano moltissimo a seconda delle aree geografiche, gli animali ne sono pienamente consapevoli e le modificano, questo è un caso. La cosa forse differente, più esaltante se vogliamo del porzia, che è in assoluto il mio ragno preferito, quindi non va sminuito più di tanto, è che e la cosa impressionante è che decide effettivamente, lì è proprio una decisione, e per un animale così piccolo è veramente impressionante, decide in base alle condizioni meteorologiche, ad esempio, cioè se il vento sta soffiando lui può arrischiarsi a salire ad esempio sulla ragnatela stessa della preda, perché può avvicinarsi confidando nel movimento della ragnatela mossa dal vento. Se lo stesso ragno, cioè quindi la stessa preda, in quel momento invece non c'è vento e la preda è ferma sulla sua ragnatela, allora può decidere di attuare, in base agli stimoli esterni ovviamente, l'altra tecnica che diceva lui, sì, quella di toccare la ragnatela e far sì che il ragno si avvicini a lui e lui da fuori gli salta addosso e via così. Quindi c'è una plasticità. C'è una componente molto plastica che non è presente in nessun altro ragno conosciuto attualmente. Quindi sicuramente ha qualcosa di speciale, ma non è così speciale come a volte però è speciale. Viene raccontato. Però è speciale.
E ora per chiudere abbiamo parlato molto del mimetismo visivo, ma per dirvi del camuffamento, anzi, quanto c'è ancora da scoprire su questo mondo, vi facciamo un esempio di una ricerca recente che ha a che fare con i pipistrelli e delle falene in particolare, che utilizzano il disturbo del segnale degli ultrasuoni dei pipistrelli, analogamente, nello stesso modo quanto fanno gli aerei da guerra per evitare i radar. Questa specie in particolare, questa Bertholdia, è in grado di rilasciare un disturbo sonoro nel momento in cui il pipistrello si avvicina per andare a segno, inducendo un errore nella sua posizione. Nella posizione rilevata dal pipistrello, e abbassando quindi la possibilità di andare a segno da parte del pipistrello. È un adattamento sorprendente, vedete, non risale a molti anni fa, per ora questa è l'unica specie che manifesta questa caratteristica, ma sono sicuro che in futuro ne verranno fuori altre. Per esempio adesso si è scoperto che le code di cui sono dotate molte falene funzionano come falsi bersagli sonar, che spostano l'immagine sonar ricavata dal pipistrello su punti meno vulnerabili del pipistrello. Anche questa è una tecnica adottata dagli aerei militari con i decoy trainati, funziona esattamente con lo stesso sistema ed è impressionante vedere questa simmetria anche nel mondo animale. Questa è una delle scoperte più recenti, sono falene a segnatura sonar ridotta, quindi che hanno un rivestimento che riduce il segnale di ritorno che arriva ai pipistrelli, quindi sono delle falene in qualche modo stealth con una segnatura che in alcuni casi viene dichiarata inferiore, vedete, del 70%, quindi un pipistrello magari potrebbe rilevare questa falena a 4-5 metri di distanza, ma con questi accorgimenti la vede a un solo metro e quindi la falena molto spesso salva la vita. Quindi è un campo questo completamente inesplorato sul quale scopriranno, immagino, moltissime cose nel prossimo futuro. E per chiudervi faccio vedere questo artista cinese che a me è molto piaciuto, sono andato anche a vedere la sua mostra a Milano, che è completamente dedicato al mimetismo. Lui indaga il ruolo, direi secondario, mimetico, trascurabile dell'artista nella società contemporanea, in particolare in quella cinese. Credo che negli ultimi anni abbia avuto dei problemi perché non lo vedo più in attività, ma nel 2018 è venuto a Milano per la mostra. Poi deve aver avuto dei problemi con la censura cinese, però quello che fa è andare in giro per il mondo, si fa dipingere dal suo staff in luoghi più o meno famosi, là in alto lo vedete a Ercolano, ma anche al mattatoio nelle librerie, si fa dipingere completamente e scompare nei luoghi da vita. Queste performance, se ne fa tantissime in giro per il mondo, è una cosa che ho molto apprezzato. E infine chiudiamo con i libri da cui abbiamo tratto molte di queste informazioni, c'è tanta esperienza diretta, tutte le foto erano nostre, però... però ci siamo fatti guidare da informazioni raccolte in libri scritti da grandi biologi e vi direi negli ultimi 20 anni c'è stato davvero un fiorire di studi sul mimetismo che è stato indagato da tutti i punti di vista. E questi sono probabilmente i testi più interessanti sul tema. Sono tutti in inglese. A parte il nostro, per scherzo, però in generale gli altri, uno a me è piaciuto tantissimo, il mio preferito, forse anche il tuo è questo qua. Questo è veramente molto scientifico, attenzione. Molto tecnico. È molto tecnico, però è veramente scritto bene ed è molto molto aggiornato. Fa riferimento a pubblicazioni, mi pare, ancora del 2019, comunque è recentissimo, quindi vale veramente la pena se volete veramente aggiornarvi. È tecnico, attenzione, non è un libro di grande apertura divulgativa, però spiega veramente bene e riporta, e quindi narra, ma riportando le pubblicazioni scientifiche, quello che fa. Sì, è molto ben documentato e ci è stato molto utile poi per costruire tante delle storie fotografiche e video che trovate nella mostra Cryptos. E direi che questo abbiamo concluso, anche se un po' in ritardo. Se avete delle domande siamo felici di rispondere. Grazie mille.
se no possiamo andare direttamente giù in mostra. Vediamo se funziona ancora. No, sì, sì, ci sono delle domande, bene, sì, ok. Ecco, ci sono degli animali che sono velenosi e hanno una colorazione particolare per avvertire il predatore di lasciar perdere. Ora, se il predatore si mangia questo animale e muore, poi in realtà, cioè, gli altri continueranno a mangiarli e moriranno ancora. Cioè, quindi che vantaggio hanno loro alla fine a colorarsi? Sarebbe meglio se si mimetizzassero? Assolutamente. Allora, assolutamente. In realtà quello che si... facciamo l'esempio di un animale che abbiamo anche in mostra, il falso serpente corallo. Sì. Ok, se tu leggi nei libri fino a una certa data, nel senso fino a un po' di anni, anche libri per ragazzi, classicamente la spiegazione che ti danno è che il serpente falso corallo imiti il vero serpente corallo, il quale nella stragrande maggioranza dei casi, su vertebrati anche, se si difende col veleno è mortale o comunque altamente invalidante se ti va proprio bene. E quindi calzerebbe perfettamente quello che dice lei, cioè il fatto che non posso creare l'immagine di pericolo se poi, se quando ti mordo tu muori, no? Non può crearsi evolutivamente anche la selezione. Allora, le ricerche più recenti, comunque, cioè il discorso del mimetismo mulleriano, ci sono altri tipi di mimetismo che hanno spiegato un po' meglio questo aspetto, cioè pare, ma non solo pare, è così in effetti, che laddove sono presenti animali altamente tossici e animali per niente tossici che hanno una colorazione simile, lì da qualche parte c'è anche un animale che è mediamente tossico, cioè non ammazza, fa star molto male l'animale che lo disturba, magari con un forte odore, una forte puzza o un veleno che però non lo ammazza. E allora l'animale che l'ha morsicato, che è stato morsicato da questo, o comunque che ha ricevuto il messaggio colorazione di un certo tipo, pericolo, lo applicherà poi automaticamente anche a quello ultra pericoloso e a quello non pericoloso del tutto. E questa è una spiegazione che oltretutto a me piace molto, potete trovare un sacco di altri esempi in natura di questo aspetto, cioè il fatto di che ci sia quello che non ti ammazza ma che ha quella colorazione e però ti fa stare molto male, per cui automaticamente quella popolazione di animali che l'hanno disturbato si ricorda poi e via così. Il modello sarebbe l'animale tossico ma non troppo. Esatto. Ma esatto. Allora perché quello tossico mortale, cioè che ci sta a fare allora a quel punto? La tossicità mortale spesso serve anche poi per uccidere una preda particolarmente ostica e altri, ci sono altri aspetti. È un mondo molto complesso e qui in una conferenza figuriamoci, ma in generale quando si va a toccare questi temi non si può riuscire a sviscerare tutto quello che è. Se voi andate a vedere questi libri che abbiamo citato, Sit and Deceive, eccetera, ci sono milioni di esempi e tra l'altro è interessante vedere come molti temi siano ancora attuali. A me piace questa branca della zoologia e in generale della biologia, perché riguarda anche le piante, perché è in continua evoluzione. Quella del Phrynarachne che ha l'odore, qualche anno fa non l'avremmo potuta raccontare perché non si sapeva, così come la mantide orchidea, che lui ha accennato, la mantide orchidea hanno visto come lei sia un super stimolo addirittura agli insetti, cioè nel cervello dell'insetto la mantide orchidea è più fiore dei fiori veri. Ed è questa una cosa che è stata indagata recentissimamente, negli ultimi anni veramente, l'ultimo ventennio forse, 2015, ecco vedi. Quindi è una scienza in continua evoluzione dove quello che abbiamo detto noi oggi, in parte o in tutto, potrebbe essere confutato da nuove ricerche tra 2 anni. E non che sia sbagliato quello che abbiamo detto noi, è che noi riportiamo quello che è l'attuale conoscenza attuale di certi fenomeni, così come è stato largamente accettato la maggior parte del percorso scientifico che ne ha rifatto ricerca. E questo è un po' come funziona un po' dappertutto alla fine. C'è qualche altra domanda? Vai. Ma quindi ci sono delle certe specie che fingono di essere degli animali pericolosi, cioè le ricopiano o anche si camuffano da animali pericolosi, cioè che sono animali pericolosi? Ci sono quelli che fingono di esserlo
E poi ci sono gli animali anche pericolosi. Quindi ci sono anche quelli che non sono, cioè, che sono pericolosi ma non si fingono pericolosi, che si fingono esatto, non pericolosi. Giusto, giusto, esatto. Cioè che sembrano, quindi tu li lasci stare, no? Perché dici, no, quello però è rosso e nero, giallo e nero, blu e nero, hanno quelle colorazioni molto da semaforo. A quel punto dici, non me la racconta giusta quello. Perché magari tu, 3 anni prima, sei stato morsicato appunto da un animale che ti ha fatto star male, che aveva quella colorazione lì. Allora l'inganno funziona anche su quello che non è pericoloso, perché dice, ah, l'altra volta uno così mi ha morsicato, mi ha fatto male, allora forse devo lasciare stare anche quello lì, anche se poi in realtà quello non è veramente pericoloso. Ah, e non devono essere troppo rari, sì, un altro aspetto. Qui più si va a sviscerare questo argomento, meglio è. E ovviamente poi devono essere colorazioni che sono frequenti in natura e spesso si replica il pattern. E è un messaggio che poi diventa universale. La vespa è gialla e nera, come il ragno vespa, che ha una sua velenosità anche quella, come altre. Quindi in una certa, di solito, in certi ambienti, tende a essere presente poi una certa colorazione di avvertimento, si dice aposematica, che è universalmente riconosciuta come pericolosa. È un altro aspetto. È vero. C'è qualche altra curiosità? Vai. Beh, innanzitutto complimenti per il lavoro artistico e scientifico straordinario. Grazie. Una curiosità sul Madagascar, cioè siccome la caratteristica di avere dei corpi che diciamo annullino l'ombra mi sembra essere diffusa tra specie molto distanti fra di loro, volevo chiedere se è assolutamente un caso o c'è una pressione selettiva dipendente dal pattern della canopia o dei tronchi, non lo so. Il Madagascar ha avuto un cammino evolutivo tutto particolare perché si è staccato in maniera molto precocemente dagli altri continenti. E ti potrei fare la stessa similitudine anche con le foreste del Borneo o comunque asiatiche di quella zona, che sono tra le più antiche al mondo. Laggiù, per esempio, è presente una famiglia, nel caso delle Borneo la so, nel senso l'ho studiata, cioè ci sono degli alberi molto alti, di una famiglia che fa questi alberi altissimi della foresta tropicale, quindi c'è stato uno sviluppo in milioni di anni della foresta molto in verticale e quindi sono state favorite dal cammino evolutivo, ad esempio le specie che si possono spostare planando da un albero all'altro, lo fanno i gibboni, lo fa il serpente volante cosiddetto, lo fanno molti gechi, molti sauri e via così. E molte mantidi anche che possono spostarsi, le rane volanti cosiddette sono tipiche dell'Asia. In Madagascar ci può, credo, non ho studiato bene nello specifico la cosa, ci può essere stata una pressione, ecco, però Francesco ha la risposta, quindi vai. Ho una possibile risposta in... Non c'è mai la certezza. Fino alla prossima smentita. In Madagascar sono molto diffusi questi uccelli, i vanga, alcuni dei quali sono predatori, cacciano a vista e sono specializzati proprio nella cattura di piccoli insetti, anzi piccoli rettili e insetti, e probabilmente hanno esercitato una pressione molto forte su alcuni gruppi animali. In Madagascar ci sono... Vedono bene, ci sono pochi predatori in Madagascar, ma alcuni sono molto diffusi e persistenti e questi vanga potremmo, esatto, ritenerli affini a delle grosse averle, possono aver esercitato una pressione molto forte su alcuni gruppi animali, in particolare sui gechi e sugli insetti. È vero, non ci avevo pensato. Sì, c'è spesso questo tipo di pressione, cioè... di qualche tipo, o in questo caso non una selezione sessuale sicuramente, ma una selezione dovuta alla sopravvivenza ovviamente. Direi che possiamo farci un giro in mostra se avete voglia, noi siamo in mostra con voi, siete tanti però cerchiamo di fare due chiacchiere un po' con tutti e se avete delle domande ci siamo, insomma ci fa piacere esserci.